Ciao a tutti, sono Over Video Games. Oggi continuiamo con Love Mona e andiamo avanti. Capitolo 8. Che mi passava per la testa? Mamma, che cos'è che non va? Non sei felice che io sia incinta? Non è per questo tesoro, cioè non è questo tesoro, ma vabbè, l'ultima volta è stata terribile. Sì, lo so. Ho passato l'inferno mentre aspettavo Mona. So che è stata dura per tutti. Non parlo della storia con Sean e Mark. Parlo della mia... sì, anche io pensavo anche quello. Dicevo, oh, cavolo, adesso devo stare attenta se... per quella malattia che aveva suo padre, quindi... Che fortuna che Mona non l'abbia ereditata. Ma allora mi chiedevo se mi avrebbe tenuta sveglia la notte. Oh mio Dio, me lo ero scordato. Mi è sfuggito di mente in qualche modo. E se... Non possiamo preoccuparci dei se ora. Il solo pensiero mi terrorizza, mamma mia, speriamo di no. Scusa se me ne sono andata. Va bene, mamma, ti capisco. Dovrei rifare il test, quindi. Sì. E ci risiamo. Possiamo solo sperare per il meglio. Speriamo di no, mamma mia, il giorno dopo. Che hai fatto? Non so che mi è preso. Ero così irritata con lui. Mi ha chiamato per mettermi in guardia su Liam e mandava sms a Sally il giorno prima. E allora, scusa, che te ne frega. Lei non è peggio di Liam. Mona, per come la vedo io, ti sei impelagata inutilmente in un casino. Direi di sì, abbastanza. Ed ora sono in una situazione penosa. Non posso evitare Christian a vita. E non voglio raccontare a mamma l'accaduto. E sono anche preoccupata per questo antagonismo tra Christian e Liam. Credo che Christian sia geloso. Non so. Non lo conosco così bene. Forse è proprio così. Diciamo pure che tutti i racconti che abbiamo sentito su di lui mettono un po' di apprensione. Forse cercava solo delle scuse per litigare. E Liam è abbastanza popolare per essere il bersaglio perfetto. Fantastico! L'ultima cosa che voglio è finire nel mezzo. Non temere, ti guardiamo le spalle. Derek, non ne hai abbastanza delle liti? Forse prima di rimetterti in una lite dovresti aspettare che ti guarisca il naso. Touché. Tenetemi aggiornato voi due. Devo cambiarmi le bende prima dell'appello. Poverino, si è preso le botte per lei. Questo sì che è amore. Mona, posso chiederti una cosa? Certo, spara. Hai un debole per Christian? Cosa? Eh sì, certo che ce l'ha. Se no anche i cacchi ne fregherebbe dalla tipa. E pensi mi piaccia Christian per niente? Non so, penso di sì, diciamogli penso di sì. Se voglio essere sincera con me stessa, forse è un debole per lui. No, guarda, non l'avevamo capito. Perché altrimenti dovrei agire in un modo così razionale, appunto. Cioè, se siete solo amici non è che te ne fregherebbe tanto se sta chattando con una tipa, ecco. Penso che dovresti comprendere a fondo i tuoi sentimenti. Ti farà bene fare un po' di chiarezza. Direi di sì. È probabile. Vai a parlare con Christian ancora una volta. Prova a sistemare le cose. Lo farò. In bocca al lupo. Ci vediamo a pranzo. Oh oh, basta che non litigano un'altra volta. Vediamo che cavolo succederà. Com'è andata la scuola, tesoro? Mi spiace di non averti salutata. Ero così stanca. Non c'è problema. Come sta nonna? Aspetta. Rimarrà in agitazione finché non le dico i risultati dell'analisi. Per i rischi della malattia. Si è appianata tutta, anche io ho paura. Ma rassicuriamo la mamma, dai. Non ci facciamo stressare il pensiero del test. Questa gravidanza è una cosa bella. Cioè, una bella cosa, vabbè. Tutto andrà per il meglio, me lo sento. Hai ragione. Quindi stasera vado a cena con tutta la famiglia e gli amici. E faccio l'annuncio. Lo dici tu a Christian, Sherry e Derek? Sì, certo. Magnifico. Il che mi porta a dover parlare con Christian. Almeno una scusa per parlarci. E dubito che vorrà avere niente a che fare con me. Ehi, Christian. Mona. E intendi ancora evitarmi? Non si tratta di evitarti. Ho detto che dovevamo lasciarci in pace per un po'. E non è neanche passato un giorno. Lo so e lo rispetto.
Bene, volevo solo comunicarti che la mia famiglia fa una cena stasera, alla quale siete invitati. Abbiamo una notizia da darvi. Eccola, anche io ho una notizia da darti. Oh, ciao Sally. Sì, maleducata, sia amichevole. Facciamola amichevole per il momento. Che piacere rivederti. Oh, andiamo, amica mia. Dimostrami tutta la tua falsità. E ora, come ti dicevo, ho una notizia da darti. Sarebbe? Illuminaci. Tu, Mona, sei la ragazza più patetica e disperata che abbia mai avuto il dispiacere di conoscere. Sally, per cortesia. No, fammi finire di dire quello che voglio dire. Ho sentito che hai diffuso storie su di me, cercando di allontanarmi da Christian. Un'azione incredibilmente peribile e immatura. Neanche a me sei mai piaciuta tanto. Ma non mi impiccio dei fatti tuoi. In effetti ti ho persino compatito. Dopotutto non è vero che non hai mai avuto nemmeno un ragazzo. Eh? E non è vero che non hai mai nemmeno baciato. Cosa? Sally, smettila ora. Te ne vai in giro con quell'aria altezzosa, come se la scuola fosse tua, come se tu fossi troppo per noi comuni mortali, facendo sentire le ragazze come me della spazzatura, quando in realtà cerchi solo di attirare disperatamente attenzioni. Chiaramente sei solo gelosa di che di sé, eh? Almeno io sono chiara e limpida nel dichiarare ciò che voglio. Anche troppo chiara sei. Non volevo. Comunque i tuoi tentativi di allontanarci non hanno funzionato. Christian ha già accettato di andare al ballo della scuola con me. Auguri, figli maschi, che cacchio me ne frega a me. Mi piacciono le vere donne, non le ragazzine sceme. Sì, perché tu sei una vera donna, vero? Mm. È così. Sally mi ha fatto diventare la cattiva di turno. Salva la faccia, accetta la vergogna. Aia. Allora, io diciamo con carattere, allora ci sono dei momenti in cui magari c'è qualcuno che mi rompe le palle, rispondo. Ci sono in alcuni momenti magari, dipende come la giornata, ma ci sono alcuni giorni che divento veramente cattivo, quindi cioè dipende. Allora, siccome voglio salvare le gemme, perché non posso sapere se può succedere qualcosa, per adesso accetto la vergogna, chi se ne frega. Quindi vi lascio finalmente soli. Sally, accetta le mie più sincere scuse, non accadrà mai più una cosa simile. Ah, è stato interessante vederla mortificata. Allora, se è vero sta cosa che lei ha inventato ste cose, no, non si fa. Però se lo dicono tutti, non è stata colpa nostra. Però se ha iniziato lei a dire queste cose, no. Certe cose non si dicono se prima non hai verificato personalmente se sta cosa è vera o no. Direi proprio di sì. Ma anche tu hai detto qualcosa di interessante. Cosa? Ballo della scuola. Non ho accettato il ballo o niente di simile. Non ancora. Che dici, bellezza? Ma è deficiente se accetta. Oh, wow, questo incontro con Sally è stato un incubo. In qualche modo ho mantenuto la calma, ma mi ha proprio messo in imbarazzo di fronte a Christian. E sono certa che c'erano anche dei ficcanaso. E la cosa peggiore è che aveva ragione lei. Cosa mi è preso? Patetica, disperata, ragazzina scema. È questo ciò che pensano gli altri di me? Intendo saperlo. Dipende anche come ti comporti. Liam, non mi dire che chiede di andare. No. Ehi, ciao Mona, vorrei accettare il tuo invito, ma sei scema. Di un appuntamento, intendo. Davvero? Perfetto, mi devo allora lui. Ti va bene nel fine settimana, no? Il fine settimana va benissimo. Tanto lo sapevo che andava a finire così, c'era prevedibile, dai. Adesso vi faccio vedere chi è la scemetta. Appunto, così dimostri proprio di essere scemo più tardi quel giorno. Va bene la cena, la consegniamo tra un'ora. Vado a farmi un bagno al volo, prima che arrivino tutti. Va bene, mamma. Va tutto bene? Sì, tutto bene. Sono emozionata. Non vedo l'ora di dirlo a tutti. Anche io non vedo l'ora. Ci vediamo tra poco, vado. Ciao. Mamma è appena andata a farsi un bagno. Ottimo. Le serviva proprio. Già. Sei strana, tutto bene? Sì.
Non sembri stare molto bene. Hai dei pensieri? A dire il vero ne ho molti. Quando ho tanti pensieri. Di solito vado a farmi un giro in bici. Che ne dici? Mi piacerebbe, ma devo stare qui per aprire agli ospiti. Torniamo tra mezz'ora. Mi piacerebbe farmi un bel giro. Dicevi che era per il mio bene. No comment. Ah certo, a giudicare da tutte le storie che ho sentito sulla sua giovinezza potrebbe darmi dei buoni consigli. Ah ecco, voglio andare in bici? No, papà, ci sono gli ospiti, non possiamo andare, no? Rifiuta di andare in bici. Grazie dell'offerta, ma rimarrò qui in caso mamma dovesse aver bisogno di me. Come vuoi. Ma sai che puoi contare su di me se hai bisogno di confidarti con qualcuno. Io ci sarò sempre per te. Grazie papà. Sei il migliore. Quando vuoi. Sono proprio emozionato per stasera. Non vedo l'ora che tutti sappiano che stiamo aspettando un bambino. Ok, devo mettermi qualcosa di carino per la festa di mamma. Vediamo che vestito ci danno da mettere, no? Ok, sempre questo. Altri vestiti non ce ne sanno, vabbè. Non dovrei dare molto nell'occhio, no, ma neanche un po'. Mamma l'ha festeggiata. Forse dovrei trovare qualcosa che mi doni di più. No. Forse un'altra volta. Lasciamo perdere i vestiti. Devo assolutamente fare qualcosa ai capelli. No. Beh, questi sono molto carini. Anche questi, anche questi, anche questi, anche questi. Però no. Pronta. Un'ora dopo. Grazie mille di essere venuti. Prima di iniziare a mangiare, dovrei dirvi perché vi ho chiesto di venire oggi. Forza mamma, non farti attendere ancora, giusto? Vorrei annunciarvi che io e Sean aspettiamo un figlio. Lo sapevo. Non è mio. Che scemo, ma è Mark. Non è mio. E vorrei vedere. Primo appuntamento. Vestito perfetto, sceglilo. Andremo in tuta sicuramente. Momento perfetto. Verifica. Ragazzo perfetto. Ok, mi sa che andremo all'appuntamento con Liam. Ma perché? Vabbè. Spero che vada male, così siamo a posto. Niente, vabbè. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ciao ciao.